guarda lì, guarda come gira, guarda lì, Mattia De Sciglio, anche chiamato Erciglio de Utrecht. Sì, ho avuto la possibilità di giocarci e imparare tanto da lui. È stato lui a insegnarmi a schillare come un pazzo. Conosciamo un po' tutti la sua storia. Fin da bambino ha sempre fatto del calcio la sua ragione di vita. Si divertiva a insegnare ai ragazzini del quartiere a giocare a calcio. Soprattutto al cuginetto a cui era molto legato, Lionel Messi. Prossimo pallone d'oro, De Sciglio. Da retta a un vecchio. C'ha un tocco di palla delicato come il dottore quando mi controlla la prostata. Fu il primo ad accogliermi quando arrivai alla Juventus. Lo trovai lì con l'addominale scolpito e col pettorale de piombo. Per questo viene chiamato il pibe de piombo. C'ho il durello se ci penso. Oh, scusami. Ho dovuto orgasmare. È stato fantastico. È stata una delle esperienze più belle della vita mia giocarci insieme. Era sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e sempre l'ultimo ad andarsene. La leggenda narra che invece del cuscino utilizza un pallone. Non si toglie mai quei scarpini sacri, mai. Ci si fa pure la doccia. Cioè, te immagini che puzza là dentro? Ci sarà l'equo sistema di Narnia. Quando sono andato via dalla Juve ho deciso di tatuarmelo. Primo tatuaggio, mi sono tatuato la sua faccia sul petto. Un po' mi sono pentito perché quando con mia moglie famo all'amore non mi guarda più in faccia, ma guarda la faccia di Sciglio per godere di più. Chiama stupida! Lo farei pure io. È sempre stato un velocista. Fin da ragazzino, quando giocava a chiapparella con amichetti, amici dovevano via il motorino per acchiapparlo, se no ciao proprio. Volevamo parlare di cross. C'ha il piede col GPS, c'ha una precisione inaudita. Mi manca. Probabilmente uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Mattia, se vedrai mai questo messaggio, volevo solo dirti grazie. Belli chicchi, lo so, dai, un pochino vi sono mancato, dai, un po' poco, no, non tanto, poco. Se vi è piaciuto il video, come al solito, come i vecchi tempi, lasciate il like, iscrivetevi e lasciatemi un commento qua sotto. Non è una promessa, ma cercherò di essere più costante su sto canale. Noi ci vediamo al prossimo video, spero presto. Belli chicchi.